Quante speranze avevo per questi CS? Tante. E sono finite tutte sotto una schiacciasassi guidata da Thunder Dragon. Sì ragazzi, anche quest'anno ho droppato, però questo mi ha permesso di creare un nuovo video, niente vlog, ma quello che non dovete fare se volete fare un result a un evento così grosso. Vi voglio mostrare le regole che servono per non finire come me, ovviamente. Prima cosa da fare, testate. Se non testate è inutile, tipo io ho testato una settimana su Yu-Gi-Oh! Pro, non ho beccato un mazzo da meta neanche a pagar l'oro e sapete com'è finita. Perché su Yu-Gi-Oh! Pro la gente non gioca a meta, gioca la merda e quindi al massimo vi imparate il mazzo, solo quello. Per il resto ci fate ben poco. Secondo comandamento, non arrivate il giorno prima del torneo che non conoscete il vostro mazzo, altrimenti... Cioè, che ci andate a fare se non conoscete il giorno prima del torneo il vostro mazzo? Cioè, se non conoscete le combo fondamentali, che cazzo andate a giocare? Buttate via solo soldi. Io tipo mi sono fatto spiegare un po' le robe mentre andavamo su a Milano. Ma vi sembra normale? No. Grazie a Dio, con un giorno intensivo di testing, il venerdì, sono arrivato sabato che un minimo lo conoscevo. Terzo comandamento, importante quanto il testing, cioè conoscere il mazzo dell'avversario. Se nel meta c'è Sky Striker, Orcus e Thunder Dragon in mille versioni differenti, è inutile andare là che conosci solo Sky Striker e al massimo Orcus, perché dopo becchi solo Thunder Dragon al torneo e niente, che fai? Sorridi e basta. Questo è stato il gioco che si è voluto vendicare, perché negli ultimi 2 anni non ho giocato e quindi si è voluto vendicare. Grazie a Dio i miei avversari giocavano con carte italiane e quindi alla peggio quello che non mi ricordavo gliel'ho letto. E quindi se non fate così, andate lì senza conoscere il mazzo e non leggete neanche le carte del vostro avversario, lui vi si fotte neanche foste una modella mezzanuda e non so quanto vi possa gustare. Quarto comandamento, se volete prendere il torneo seriamente, non portatevi mezza tonnellata di carte, perché ve le dovete portare in giro voi e le vostre spalle ad un certo punto chiederanno pietà o vi si spezzeranno definitivamente, perché non potete lasciarle in giro, perché lì ci sono dei pezzi di merda bastardi che vengono lì solo per rubarvi le carte e quindi non so quanto vi gusta perdere 1000 o 2000 euro di album. E da come potete vedere dietro mi sono portato una quintalata di carte e considerando che avevo anche il mazzo e una fotocamera dietro, non ha gustato troppo. Prossima volta riduco la quantità. E per concludere, come quinto comandamento, perché non me ne vengono in mente altri, se avete un'esigenza impellente nel dover insultare il vostro avversario perché ha top deccato la carta vincente, assicuratevi che non conosca l'italiano, perché altrimenti sennò vi tocca sempre discutere. Questo grazie a Dio non mi è capitato, sennò avevo fatto filotto quest'anno, però tanto so che prima o poi arriverà il momento. Comunque, a parte questo, vi dico in due parole come è andato il torneo. Ho droppato. Sì, perché Sky Striker durante il primo match non ha voluto girare, poi durante il secondo la prima sì, ha girato poco, la partita dopo aveva girato discretamente bene, facendomi partire con 3 carte, diciamo, carine contro Orculus Striker, cioè Dark MB, Iron Wall e l'Ancora. Però ovviamente qualcuno mi vuole male e ha fatto partire l'avversario con Cosmic Cyclone e Twin Twister. E così mi sono beccato un OTK. Poi la terza l'ho vinta perché l'avversario non c'era. La quarta l'ho persa contro Memoli, che giocava Thunder Dragon. La quinta l'ho vinta contro un Orculus Striker e abbiamo fatto tipo una partita sola. Però ero in vantaggio e quindi ho vinto io. Poi l'ultima l'ho un po' mandata a fanculo, perché tanto ormai, considerando il risultato, chi se ne frega. Ero ormai fuori, ero stanco, volevo andarmi solo a riposare. E niente, è andata così, dai. Nel complesso mi posso ritenere soddisfatto, perché comunque l'ICS è sempre una bellissima esperienza. Avrei voluto farvi un bel video vlog, però stanno non mandava, non c'avevo voglia. Sarà per l'anno prossimo, poi, se riesco a portarvi anche la decklist del primo classificato, non sarebbe male, ma staremo a vedere. Quindi ragazzi, anche per oggi è tutto. Spero come sempre che anche questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo come sempre che qua sotto in descrizione ci stanno... c'è Instagram, c'è solo quello, quindi non è neanche troppa fatica, ma basta che mi seguite e mettete like alle foto. Quindi ragazzi, state easy, io per oggi lo youtuber l'ho fatto e noi ci vediamo come sempre con un prossimo video. Ciao a tutti!